Spesso ci si chiede quando è il momento di prendere la prima mano di Terzaroli, quindi quando il vento è talmente cresciuto da costringerci a ridurre la vela. La risposta che in molte scuole di vela si dà è la prima volta che ci si chiede se non sia il caso di prendere una mano di Terzaroli, è il momento di farlo. Quindi adesso vediamo come procedere a questa operazione che è un'operazione fondamentale per poter navigare in sicurezza. Prima di vedere la sequenza delle manovre per prendere una mano di Terzaroli, quindi ridurre la superficie della randa esposta e ricostituire quindi un nuovo punto di mura più basso e un nuovo punto di scotta, vediamo qual è l'andatura utile per poter fare questa manovra. Ed è sicuramente l'andatura di bolina. La bolina infatti è quell'andatura che meglio di altre ci permette di sventare, ridurre pressione sulla randa e quindi agire sulla drizza, così come vedremo è necessario fare. Ora che siamo di bolina vediamo la sequenza delle manovre. La prima è quella di cazzare l'amantiglio in modo da mettere in sicurezza il boma quando andremo a lascare la drizza della randa. Possiamo cazzare l'amantiglio anche in maniera esagerata in modo da contribuire a sventare la randa, quindi dovremo lascare un po' di vang in modo da far salire il boma. Cazzato l'amantiglio, siamo di bolina stretta, laschiamo un po' di randa in modo da togliere pressione alla vela. Ammainiamo drizza randa. Ammainiamo quel tanto che basta per recuperare con la borosa la prima mano di Terzaroli. In questo caso ci troviamo su una barca che ha una presa di Terzaroli diretta, quindi cazzando la borosa in pozzetto abbassiamo il punto di scotta e anche il punto di mura. Non abbiamo bisogno quindi di mandare una persona all'albero a prendere il nuovo punto di mura. Verificato che il nuovo punto di scotta e il nuovo punto di mura siano ben portati sul boma e sulla trozza del boma, possiamo ridare tensione alla drizza. Laschiamo l'amantiglio e, se necessario, recuperiamo un po' di vang se il timoniere, per agevolare la manovra e quindi per alleggerire un po' di pressione dalla randa, ci ha portato molto sul limite del vento, ora siamo in grado di riprendere la nostra andatura regolare.